Bene, bene, con tutti mi ho trovato bene. Tanti, una squadra di tanta qualità, che vediamo che sono tutti bravi ragazzi, e mi hanno trovato bene da quello più grande a quello più giovane. Sono felice di stare qua. Mister è un allenatore che mi piace come il pensiero di lui. E per quello sono felice. Per me è una partita come l'altra. No, lo so che Fiorentina è una squadra forte, sappiamo anche tutti che è una partita che dobbiamo affrontarla con la testa giusta, perché dobbiamo fare un po' di più. Questa tre partita dimostriamo qualcosa, però dobbiamo migliorare tanto difensivamente come in attacco. Giusto, sì, per me è una partita dove penso a dimostrare quello che non posso dimostrare di là, però sempre de che allora sono qua, sono Spezia e per noi dobbiamo vincere tutta quella partita che giochiamo. Questo ruolo è giocato prima che attaccante esterno, e questo è il ruolo che devo giocare qua, è il ruolo che il mister voleva, che a me mi piace arrivare all'area, mi piace fare gol, e per quello è un ruolo che posso dimostrare un po' di più qualità, uno contro uno, che è uno del più forte che posso fare in campo. Il mio obiettivo è chiaro, è quello di poter, come si dice, rimanere in Serie A con Spezia. E da quando è arrivato è stato un po' di più felice perché la città mi ha piaciuto, e la gente, quello che da quando è arrivato è stato tutto molto bene. E per quello, questo è il mio obiettivo, rimanere alle Spezia in Serie A, di poter dimostrare che siamo una squadra forte, e che tutti i giocatori, tutti i miei compagni sono forti, e questo è il mio obiettivo, anche dimostrare che posso giocare, che posso fare un po' di più. Vediamo, il primo tempo abbiamo fatto un grande lavoro. Tutti sanno che Milan è una squadra più forte, anche se non c'è Ibrahimovic, se non c'è quegli altri che sono più bravi, è una squadra veramente forte. Poi sono quello piccolo d'Italia che non lo so, che sbagliamo un passaggio, che dobbiamo giocare un po' lungo, che è più corto. E per quello ha detto che dobbiamo migliorare questa cosa piccola che alla fine ti fanno vincere una partita o ti fanno perdere una partita. No, tanti, tanti giocatori che sono veramente bravi. Quando ero 12-13 anni guardavo molto il Barcellona, sempre l'ho detto, una squadra di quella squadra più forte, Ronaldinho, Iniesta, e poi è arrivato Messi, però questa è un'altra storia. Per me è un giocatore fortissimo Iniesta, secondo me è un giocatore intelligente, non no più veloce, non più forte, però lui con la palla faceva quello passaggio che nessuno lo trovava, capito? Per me è un giocatore fortissimo. Poi anche della Colombia sono tanti giocatori che ammiro tanto, come la carriera di Falcao, come James, che sono giocatori che anche adesso fanno bene nel suo club e nella selezione nazionale. Penso che allora manca qualcosa, perché si vede che in campo qualcuno fa un movimento e l'altro non capisce cosa devi fare con la palla, capito? E per quello penso che questo è quello che lavora il mister, che
e dobbiamo conoscere un po' di più, che se qualcuno fa una finta, l'altro sa che è una finta e poi fare il passaggio giusto. Però penso che con un po' di tempo questa cosa va meglio e possiamo dimostrare un po' di più in campo.